Nemmeno, diciamo, dopo la precipitazione, No, no, purificazione mediante acido cloritrato e poi, diciamo, no, è solo microcristallino, ma quindi la nessun. struttura attualmente si basa, diciamo, sulla massa Sì, sulla NMR e massa, così via, sull'NMR, e sì. sulla reattività chimica nota, diciamo, di questo sistema di triazolo di amminico, di ammino di azoto. Perfetto, grazie. Altre domande? Grazie. Allora, il prossimo candidato è Fulgente Vincenzo, relatori Russo ed Esposito, controrelatore Piccialli. Il titolo della tesi presentata è Studio cinetico della sintesi del sorbitol. In questo lavoro di tesi mi sono occupato dello studio cinetico della sintesi del sorbitol promossa da una particolare MOF, la 1088A. L'estenuante ricerca di fonti rinnovabili ha condotto il mondo accademico ad incrementare lo studio di nuove metodologie per la produzione di energia e carburanti. Tuttavia, in un'ottica globale sempre più green, diventa necessario trovare un impiego anche ai sottoprodotti derivanti da tali processi, come per esempio la transesterificazione per produrre biodiesel, che restituisce come sottoprodotto principale il glicerolo. La transesterificazione è una reazione monostadio, la quale prevede dal punto di vista ponderale il 10% in peso di glicerolo prodotto per biodiesel prodotto. Il glicerolo è un liquido viscoso, incolore e inodore, detto anche 1,2,3 propantriolo. Esso è completamente solubile in acqua e metanolo, insolubile in solventi apolari. La reazione pensata per valorizzare il glicerolo è una reazione di chetalizzazione, che avviene in presenza di catalizzatore, il quale trasforma glicerolo e acetone in sorbitol. Il sorbitol è un prodotto non tossico, dal valore commerciale però superiore al glicerolo stesso. La reazione di catalizzazione presenta un solo inconveniente, ovvero la formazione di acqua. Tuttavia si può lavorare in eccesso di acetone o rimuovere l'acqua che si forma per cercare di spostare l'equilibrio verso la formazione del sorbitol. Tutte queste reazioni sono reazioni catalizzate. In letteratura i catalizzatori sono essenzialmente di due tipi: catalizzatori eterogenei ed omogenei. I catalizzatori omogenei presentano un'elevata efficienza, ma una difficile separazione dai prodotti. Ed è per questo che in un'ottica industriale si preferisce evitarli per un abbattimento dei costi. I catalizzatori eterogenei, quindi sono più utilizzati nell'industria chimica, sono solitamente solidi, possono essere quindi recuperati e riutilizzati, determinando appunto uno sgravio dei costi di esercizio. Una particolare famiglia di catalizzatori eterogenei sono le MOF, i Metal Organic Framework, detti anche polimeri di coordinazione porosa, PCP, e si presentano una struttura tridimensionale, fitta e ramificata, nella quale vediamo un metallo occupare i vertici di una cella elementare. Il legante organico funge da linker di diverse strutture cellule, cioè, diverse strutture vertice, formando così gli spigoli di una cella. La reazione di sintesi di una MOF è una reazione solvotermica, che prevede la presenza di ioni metallici tipicamente forniti da nitrati, solfati e un acido organico. La possibilità di creare svariate strutture rende le MOF promettenti per una vasta gamma di applicazioni. In questo lavoro di tesi, quindi, mi sono occupato di dapprima sintetizzare il catalizzatore, la 1088A, per la reazione di sintesi del sorbitol, e successivamente studiare la cinetica di tale reazione al fine di testare efficacia, efficienza e riciclabilità del mio catalizzatore. La procedura di preparazione del catalizzatore parte da una soluzione acquosa di acido fumarico e cloruro di ferro 3 esaidrato, i quali sono stati posti in un pallone a fondo tondo, immerso in un bagno caldo alla temperatura di 100 gradi, e posto sotto reflusso per circa un'ora. Il precipitato giallognolo che si forma viene poi recuperato per filtrazione, lavato 3 volte con etere etilico e successivamente centrifugato per essere separato dalle acque mari. Inoltre, con questo meccanismo di reazione riusciamo ad ottenere una resa di circa il 50%. Per lo studio cinetico invece abbiamo utilizzato un reattore batch dalla capacità di 0,3 litri, in cui sono stati posti separatamente acetone e catalizzatore nel bicchiere di reazione, mentre il glicerolo è stato posto nel serbatoio in acciaio. La temperatura è settata a 50 gradi e successivamente, quando i reagenti vengono a contatto, sono stati effettuati dei prelievi ogni 15 minuti per un totale di 2 ore di reazione. I prelievi vengono poi analizzati mediante la tecnica dell'HNMR. I dati sperimentali ottenuti hanno evidenziato diversi aspetti fondamentali, come un possibile riutilizzo del catalizzatore. Infatti, in questi test, il catalizzatore della LAN di riferimento è stato recuperato e riutilizzato. Quello che emerge è un dato piuttosto interessante, ovvero una conversione maggiore per catalizzatore recuperato.
Abbiamo quindi effettuato un'ulteriore prova, la RAN 4, con la stessa quantità in peso di catalizzatore, però questa volta era catalizzatore fresco. Quello che si evince è appunto quanto già teorizzato, ovvero una conversione maggiore per catalizzatore recuperato. I grafici di cui sotto sono utili per visualizzare l'entità della luce presente tra i valori puntuali della conversione e della selettività. Il lavoro di indagine è stato speso per testare quella che è la riproducibilità degli esperimenti e quindi intrinsecamente confermare i valori dei dati sperimentali ottenuti. Quello che si evince è che a meno di uno scarto iniziale, dovuto probabilmente a degli errori sperimentali, via via che il numero di prelievi aumenta, lo scarto dalla conversione, così come nella selettività, tende ad appiattirsi e per questo i miei esperimenti sono riproducibili. La temperatura gioca un ruolo fondamentale nella cinetica delle reazioni chimiche ed è per questo che abbiamo condotto la nostra reazione a tre diverse temperature, 50, 40 e 30 gradi. Diagrammando la conversione in funzione del tempo, notiamo che la reazione a 40 gradi non risente fortemente del crollo della temperatura, mentre crolla la conversione per una temperatura di 30 gradi. La selettività invece è, come ci aspettiamo, maggiore per conversioni minori. Possiamo quindi concludere che la reazione di catalizzazione è fortemente dipendente dalla temperatura, che la 1088A ha un'intensa attività di catalisi e questi sono ottimi punti di partenza per degli sviluppi futuri che potranno riguardare l'utilizzo di catalizzatore attivato al fine di migliorare l'attività catalitica oppure ottimizzare le condizioni operative al fine di garantire la massima conversione per quantità di catalizzatore utilizzato. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Vincenzo, ci sono domande? Visto che il catalizzatore in realtà diventa, come dire, più attivo, cioè c'è una conversione maggiore sì. Dopo che è stato riattivato, sì. Diciamo, mi piacerebbe sapere qual è la procedura che utilizzate per riattivarlo, così giusto, un po' per curiosità. Il catalizzatore riattivato che abbiamo utilizzato è della RAN di riferimento, ovvero il primo test effettuato, il catalizzatore è stato recuperato, è stato essiccato prima in aria, poi stufa a una temperatura di 80 gradi e poi è stato riutilizzato. Quindi non abbiamo direttamente prodotto un catalizzatore già attivato, ma abbiamo utilizzato un catalizzatore già utilizzato. Sì. Riattivato. Riattivato, semplicemente con essiccamento all'aria sì, e in stufa. All'aria per 24 ore e in stufa per 12. Non si riesce a comprendere come mai sia più attivo. Oppure, non so, l'acqua nel corso della reazione si assorbe, lo rende meno attivo. Si dovrebbe effettuare chiaramente quando le essicche va via l'acqua, non so... Strano, magari è subito una modifica del precedente. Infatti è dato molto interessante poiché potrebbe magari aiutare a costruire un impianto dove il catalizzatore è utilizzato già attivo. O una struttura diversa. Sì. Potrebbe. Magari un letto utilizzato. Non ben intendo. Però sì. Così, bisognerebbe effettuare una catalizzazione prima dell'utilizzo e dopo l'utilizzo. Per vedere magari una modifica strutturale. Essere una cosa interessante. Va bene, grazie. Ci sono domande? Altre domande? Grazie di nuovo Vincenzo. Il prossimo candidato è Gaudio Assunta, relatori Auriemma e Ruiz de Ballesteros, controllatore russo. Il titolo della tesi è strutture e proprietà del poli 1,4 butilen succinato co 1,4 butilen adipato. Salve a tutti. Non cambia la slide. Aspetta, chiudo un attimo. Il tuo è questo, giusto? Sì. Se chiudessero le vecchie. Sai che è meglio
chiudere tutto, PowerPoint. Qual è il tuo? Il secondo. Grazie mille. Esatto. Grazie. Negli ultimi decenni i polimeri derivanti da fonti rinnovabili hanno attirato una notevole attenzione come alternativa sostenibile ai materiali di origine fossile. Le bioplastiche sono un'interessante alternativa ed esse sono definite tali se bio-based e o biodegradabili, ovvero materiali parzialmente o totalmente derivanti da fonti rinnovabili, materiali destinati a subire dei cambiamenti nella struttura chimica da parte di organismi e batteri. Il polibutilene succinato con butilene adipato, oggetto del presente lavoro di tesi, è rivoluzionario nelle sue doppie proprietà bio, essendo esso sia bio-based che biodegradabile. È un poliestere semicristallino prodotto dalla co-condensazione di acido succinico e acido adipico con 1,4-butandiolo, e la sua cristallinità dipende dalla concentrazione di unità di adipato e esso cristallizza nella forma alfa del PBS per basse concentrazioni di unità adipato o nella forma beta del PBA per alte concentrazioni di unità adipato. Il PBS è analizzato nel presente lavoro di tesi, è commercializzato dalla Mitsubishi Chemical Corporation sotto il nome di BioPBS. Esso si decompone in biomassa, nitride carbonica e acqua in condizioni ambientali, può essere smaltito insieme a rifiuti organici, è compostabile in discarica a cielo aperto in condizioni ambientali. I prodotti BioPBS nascono dalla natura e torneranno alla natura al termine della loro vita. Tra le applicazioni più importanti troviamo le applicazioni in campo agricolo, nel campo del packaging e anche in campo medico. E tra le proprietà più importanti riportate in tabella troviamo un punto di fusione di 84 gradi, inoltre ha una temperatura di transizione vetrosa di meno 45 gradi. Lo scopo della tesi è quello di effettuare una caratterizzazione strutturale delle proprietà termiche e meccaniche di un campione industriale PBSA, analizzato sotto forma di pellets, film ottenuti per lento e rapido raffreddamento dal fuso. La caratterizzazione ha previsto un'analisi NMR in soluzione, un'analisi diffrattometrica e termica, un'analisi delle proprietà meccaniche, un'analisi morfologica e strutturale di fibre orientate. Dall'analisi NMR in soluzione dello spettro protonico si evince che il contenuto di unità tipica in catena è pari al 25% in moli ed è stata effettuata una stima semiquantitativa della massa molecolare media numerica, che è pari a circa 20 kDa, ipotizzando che entrambi i terminali di catena siano di tipo sidrile, e cioè compatibile se si utilizza un largo eccesso di diolo, e circa 10 kDa se si suppone solo che la metà dei terminali di catena sia di tipo sidrile, e cioè compatibile se si utilizzano delle concentrazioni equimolari di diolo e di acido. Dallo spettro del carbonio 13 si evince che la lunghezza media delle sequenze di unità di butilene succinato e butilene adipato è pari a 2,6 ed 1,6, e che il grado di disordine costituzionale è completamente statistico. Questo è stato possibile attraverso lo studio della regione tra 63,6 e 64,4 ppm, in particolar modo le risonanze 63,8 e 64,2 sono costituite da due picchi ciascuno e relativi a carboni di unità di butandiolo in sequenza SBS e ABA e in sequenza SBA. Dall'analisi di frazione di raggi X si evince che indipendentemente dal tipo di campione analizzato, questi cristallizzano nella forma alfa del PBS. Mentre dall'analisi termica di SC si evince che le temperature di fusione sono di 87-90 gradi, in dipendenza di quello che è il campione, quindi sia per i film ottenuti per lento e rapido raffreddamento dal fuso, sia per le pellets, e le temperature di cristallizzazione sono di 32-37 gradi. Inoltre sulle curve di primo riscaldamento si osservano picchi multipli di fusione e picchi esotermici a ridosso del picco principale di fusione, questi probabilmente dovuti a fenomeni di riarrangiamento molecolare e o ricristallizzazioni. Dall'analisi delle proprietà meccaniche si evince che per provini raffreddati rapidamente dal fuso e lentamente dal fuso, il campione presenta una buona duttilità, in particolar modo i provini raffreddati rapidamente dal fuso. Inoltre questi presentano un elevato modulo di Young, un yielding pronunciato e un tratto orizzontale caratterizzato da una modulazione ondulatoria dovuta a instabilità meccanica e formazione di necking multipli. A 60 gradi invece i provini risultano più fragili, e ciò è dovuto alla vicinanza con l'endoderma di fusione e la più bassa massa molecolare del campione. Dall'analisi morfologica si osserva la presenza di speruliti a bande, con la classica croce maltese a bande e dovuta a twisting lamellare, e il raggio degli speruliti per provini raffreddati lentamente dal fuso
risulta maggiore rispetto a quello degli sferoliti ottenuti per rapido raffreddamento dal fuso. E ciò spiega anche la maggiore duttilità del provino raffreddato rapidamente dal fuso. In ultimo, la diffrazione dei raggi X di fibra, da qui si osserva che il campione orientato e deformato fino a rottura a 25 gradi presenta la forma alfa del PBS che tende ad orientarsi con gli assi di catena parallela alla direzione di stiro. In conclusione, il contenuto di unità tipica in catena è pari al 25% in moli e la massa molecolare media numerica è compresa tra 10 e 20 kD. Il grado di disordine è completamente statistico, il campione cristallizza nella forma alfa del PBS, le temperature di fusione e cristallizzazione sono pari a circa 87 e 34 gradi rispettivamente. Il campione presenta una buona duttilità a 25 gradi, specialmente per i film ottenuti per rapido raffreddamento dal fuso, ed è fragile a 60 gradi. Inoltre, la maggiore duttilità del campione raffreddato rapidamente dal fuso a 25 gradi è dovuta alle minori dimensioni degli sferuliti. Infine, la forma alfa tende ad orientarsi per effetto dello stiro con gli assi di catena parallela a direzione di stiro. Grazie per l'attenzione. Grazie Assunta. Ci sono domande? Prego. Uno, può darci un qualche maggiore dettaglio su quella zona del sulle forze di formazione che presentano le recitazioni? Sì. Sono dovute, sono state portate dalla letteratura, insomma, di questi domini. E l'altro che riguarda la percentuale di cristallinità calcolata dagli effetti di distrazione. E poi per questo perché? Perché visto che due campioni presentano lo stesso grado di cristallinità, però sembra che i fotogrammi siano abbastanza diversi. Ok, secondo. Allora, i provini raffreddati rapidamente dal fuso e quelli raffreddati lentamente dal fuso presentano questo tratto orizzontale che è dovuto sostanzialmente ad instabilità meccanica e formazione di necking multipli. Quindi questa caratteristica di questo polimero è dovuta... Blocchi di polimero fatto in un certo modo, collegato... Sì. È un... Sferoliti collegati tra loro da catena? No. Sono sferuliti di diverse dimensioni, quindi abbiamo visto che infatti i provini raffreddati rapidamente dal fuso presentano delle dimensioni di sferuliti che sono comunque inferiori rispetto a quelli che invece sono raffreddati lentamente dal fuso, e quindi diciamo è dovuto a questo. Sì. Mi scusi, la seconda domanda era... è circa del 10%. Del relativo. C'era un'altra domanda, Roberto? Voi avete ricavato la percentuale di cromonomero gravitando di certi NMR che è il 25%. Sì. Questa percentuale rispetto all'alimentazione, alla miscela che ha riportato nella reazione, come è la stessa, è più bassa? Allora, in realtà questo non è stato analizzato in dettaglio, in quanto non è stato oggetto di questo lavoro di tesi. E i gruppi terminali all'NMR non riuscite a vedere, perché sono regolare troppo alto? No. Poi ci sta. No, ci sono, infatti è stato analizzato attraverso... Utilizzando che entrambi i terminali si aprono. Di tipo citrile. Bene. Lascio un attimo che aspetta, non so se stanno discutendo, possiamo procedere? Ok. Grazie Assunta. Prossimo candidato è Grieco Simone, relatori De Rosa e Di Girolamo. Controrelatore Vittoria. Il titolo della tesi è caratterizzazione morfologica di copolimeri statistici del polipropilene isotattico con 4-metil, 1-pentene, 12-amine ed eicosene. Chiudi la precedente presentazione, se non l'avessi già fatto, va bene. Allora, nel mio lavoro di tesi mi sono occupato della caratterizzazione morfologica di copolimeri statistici del polipropilene isotattico con 4-metil, 1-pentene, 1-dodecene e 1-eicosene. I copolimeri del polipropilene isotattico sono dei materiali molto interessanti che possono essere catalizzati sia mediante catalisi Ziegler-Natta sia mediante catalisi metallocenica. In particolare, i catalizzatori metallocenici
danno la possibilità di sintetizzare con polimeri statistici del polipropileno isotattico, ovvero con una distribuzione random delle unità comonomeriche. In base poi al tipo e anche alla concentrazione di queste unità comonomeriche, cambiano anche le proprietà dei materiali che si ottengono. Negli anni sono stati sintetizzati diversi copolimeri del polipropileno isotattico, in particolare la mia collega Flamenaco, che in precedenza vi ha parlato della caratterizzazione morfologica dei copolimeri del polipropileno isotattico con le titene, l'ottene e l'ottatecene. Io invece mi sono focalizzato sulla caratterizzazione morfologica dei copolimeri del polipropileno isotattico con il 4-metilpentene, il 12-ene e l'eicosene. Per quanto riguarda la procedura sperimentale, in primo luogo è stata effettuata una caratterizzazione strutturale mediante un diffrattometro a raggi X. Una prima invece analisi morfologica è stata effettuata con un microscopio a luce polarizzata, POM, e laddove si ha un basso grado di cristallinità, laddove osserviamo piccole entità birifrangenti al POM, ho sfruttato le più alte risoluzioni offerte dal microscopio a forza atomica. Per quanto riguarda la preparativa, sia POM che AFM, in entrambi i casi sono stati preparati dei film polimerici molto sottili, cristallizzati ad una velocità di circa 2.5 gradi al minuto. Passiamo adesso ai copolimeri isotattici, propilene 4-metilinopentene. In tabella vengono riportate le concentrazioni espresse come percentuale in moli di 4-metilpentene presente nei campioni analizzati, mentre invece sulla testa sono riportati profili di diffrazione dei raggi X. A più basse concentrazioni di comonomero osserviamo una miscela di forma alfa e gamma, mentre invece a più alte concentrazioni è solo riflesso 1,30 della forma alfa, sebbene le basse intensità suggeriscono un certo grado di disordine strutturale alfa-gamma. Come metro di paragone vengono riportate le immagini POM del polipropileno isotattico. Dall'obiettivo 32x osserviamo sferuliti da un diametro medio di circa 50 micron. Passando adesso al primo campione della serie dei copolimeri del polipropileno isotattico con 4-metilinopentene, a differenza dell'omopolimero non osserviamo più una morfologia sferulitica, ma per lo più una morfologia non ben definita, disordinata, con aggregati cristallini dalle dimensioni circa di 50 micron. Si riporta adesso direttamente un confronto delle immagini POM dei copolimeri isotattici del polipropilene con il 4-metilinopentene. Quello che si osserva è che all'aumentare del contenuto di comonomero si ha una graduale riduzione delle dimensioni di questi aggregati cristallini e in linea generale prevale una morfologia non ben definita. L'ultimo campione della serie è stato osservato mediante un microscopio a forza atomica e le piccole entità birifrangenti che osserviamo al POM in realtà sono dei sferuliti ben formati e netto il fenomeno di impingement, e proprio in queste regioni di contatto sono stati effettuati degli ingrandimenti al fine di ricercare dei dettagli lamellari. Passiamo adesso ai copolimeri del polipropileno isotattico con l'1,12-ene. Sebbene la qualità dei profili di diffrazione dei raggi X non sia molto alta, quello che si osserva è comunque un certo grado di disordine strutturale alfa-gamma. Passando inoltre da una concentrazione di comonomero da 6.3 moli per cento a 9 moli per cento, si nota un grosso incremento dell'area sottesa dallo scattering della fase amorfa. Si riporta adesso un confronto delle immagini POM dei copolimeri del polipropileno isotattico con l'1,12-ene. A più basse concentrazioni di comonomero osserviamo una morfologia molto simile a quella dell'omopolimero, quindi sferuliti ben formati con un diametro medio con un diametro molto variabile, e così come anche la forma. Ma aumentando leggermente il contenuto di comonomero si passa ad una morfologia non ben definita con le dimensioni degli aggregati cristallini che non è distribuita in maniera omogenea. Fase cristallina che poi tende progressivamente a ridursi all'aumentare del contenuto di comonomero. Il campione con una concentrazione di 1,12-ene pari a 6.3 moli per cento è stato osservato mediante un microscopio a forza atomica. Già dalle immagini POM in alcune aree si riescono a distinguere dei piccoli sferuliti e di fatto abbiamo una morfologia sferulitica con questi sferuliti che hanno un diametro medio di circa 2 micron. Facendo parte della serie dei copolimeri del polipropileno isotattico con 1,12-ene è anche il campione con una concentrazione di comonomero pari a 9 moli per cento. In questo caso, dalle immagini POM non si osservano entità birifrangenti, passando però alle più alte risoluzioni offerte dal microscopio a forza atomica, anche in questo caso osserviamo una morfologia sferulitica, con sferuliti da un diametro di circa un micron. Passiamo adesso ai copolimeri del polipropileno isotattico con l'1-eicosene. Anche in questo caso, a più basse concentrazioni osserviamo una miscela di forma alfa e gamma, a più alte concentrazioni invece il solo riflesso 1,30 della forma alfa. Passando al confronto delle immagini POM dei copolimeri isotattici propileno 1-eicosene, quello che si osserva è in linea generale una morfologia non ben definita, disordinata, con gli aggregati cristallini le cui dimensioni diminuiscono all'aumentare del contenuto di comonomero. L'ultimo campione della serie, anche in questo caso, è stato osservato mediante un microscopio a forza atomica, e quello che si osserva è una morfologia sferulitica, con sferuliti da un diametro, ma anche da una forma abbastanza variabile.
In conclusione, quindi possiamo dire che dai profili di diffrazione dei raggi X, in linea generale a basse concentrazioni di comonomero osserviamo una miscela di forma alfa e gamma, a più alte concentrazioni di comonomero un certo grado di disordine strutturale alfa gamma. Dall'analisi POM invece si evince che all'aumentare del contenuto di comonomero si hanno una graduale riduzione delle dimensioni della fase cristallina. E tutti i campioni a più alta concentrazione di comonomero sono stati osservati venendo microscopio a forza atomica e in tutti i casi osserviamo una morfologia sferulitica. Grazie dell'attenzione. Grazie Simone, ci sono domande? Prego. Allora, io avrei due curiosità. Come si può essere detto all'inizio che si può utilizzare molti parametri diversi per copolimerizzazione con il propene, poi hai scelto questi campioni. Qual è l'interesse di questi campioni in particolare, quindi anche sviluppi futuri? L'interesse diciamo è quello di avere proprietà un po' diverse dal polipropilene isotattico. Quindi ad esempio aggiungendo unità comonomeriche possiamo ridurre quella che è la rigidità del polipropilene isotattico a favore magari di una maggiore duttilità. Altra cosa, l'idea di che cosa succederebbe alla morfologia se tu aumentassi per esempio in fase di preparativa la modalità di cristallizzazione? Ok, allora se si riduco la velocità di cristallizzazione mi aspetto sia aggregati cristallini dalle dimensioni maggiori, inoltre in alcuni casi si riescono diciamo, a distinguere accenni di una morfologia sferulitica, quindi in quei casi mi aspetto sferuliti ben formati e una morfologia più definita. Mentre invece all'aumentare della velocità di cristallizzazione mi aspetto una riduzione del grado di cristallinità, quindi una morfologia più disordinata, ma anche aggregati cristallini di dimensioni minori, inferiori. Altre domande? No. Grazie di nuovo, Simone. Grazie. Prossimo candidato è Grillo Andrea, relatori Ruffo e Tarallo, controrelatore Russo. Il titolo della tesi è sintesi e caratterizzazione di zinco pelargonato e levulinato per possibili applicazioni catalitiche. Cosa? Disattiva. E rilanci che la tua. Ok. Buon pomeriggio a tutti. Nel mio lavoro di tesi mi sono occupato della sintesi e della caratterizzazione dell'evulinato di zinco e del pelargonato di zinco, due possibili catalizzatori impiegati in una catalisi acida. L'obiettivo della mia tesi è stato quindi quello di sintetizzare i carbossilati di zinco precedentemente citati, far avvenire le reazioni di sintesi a diverse temperature per tempi di reazione per determinare dei profili cinetici di formazione, analizzare mediante diverse tecniche sia l'evulinato di zinco che il pelargonato di zinco e impiegare questi due composti in test preliminare per verificarne un'eventuale efficacia nella catalisi della sintesi del glicerolo carbonato. Per sintetizzare l'evulinato di zinco e il pelargonato di zinco si è partito dai rispettivi acidi carbossilici, che sono l'acido levulinico e l'acido pelargonico. L'acido levulinico è un acido carbossilico che si ricava da biomasse lignocellulosiche, come ad esempio esosio anche dall'amido, per reazione con acido cloridrico solforico, mentre il pelargonico si ricava tramite ossidazione dell'acido oleico in presenza di acqua ossigenata. Sono stati scelti questi due diversi carbossilati di zinco per le proprietà che possiedono le catene. E infatti l'acido levulinico ha una catena di 5 atomi di carbonio, con un carbonino in posizione 4, l'acido pelargonico invece ha una catena lineare di 7 atomi di carbonio. La sintesi dell'evulinato di zinco e del pelargonato di zinco è stata fatta avvenire all'interno di un pallone di reazione in cui sono stati inseriti 1 millimole di ossido di zinco e 5 millilitri dell'acido carbossilico, che corrispondono a 30 millimoli di acido pelargonico e a 50 di acido levulinico. L'eccesso di acido carbossilico ha inoltre contribuito a evitare l'utilizzo di solventi e anche di catalizzatori. E per separare l'acido in eccesso è stata applicata una semplice filtrazione. Tutti i prodotti sono stati quindi, dopo la filtrazione, lavati con etilacetato e portati a secco in stupa. E i risultati sono visibili nelle figure 2 e 3, in alto per lo zinco levulinato e in basso per lo zinco pelargonato. Salta subito all'occhio che a partire dai 140 gradi, campione GR6 e GR5, si ha un imbrunimento dei cristalli. E per il levulinato di zinco addirittura un mutamento della forma. E infatti quest'ultimo è passato dal presentarsi prima sotto forma di polvere microcristallina e poi sotto forma di cristalli lamellari. Onde evitare
di ottenere un errore nel calcolo delle rese, quindi per verificare un'eventuale formazione di ulteriori composti o reazioni secondarie, è stata effettuata un'indagine mediante spettroscopia FTIR. I risultati hanno confermato che in ogni caso si è trattato o di levulinato di zinco o di pelargonato di zinco, e vista l'assenza di nicchie a 1600 cm a meno 1 e a 530 cm a meno 1, è stato anche possibile escludere l'eventuale formazione di un carbossilato basico che vedete in figura 6, costituito da un atomo di ossigeno tetracoordinato poi da 4 atomi di zinco. Un'ulteriore indagine è stata poi effettuata mediante diffrazione dei raggi X ad alto angolo su polveri, che conformemente con quanto riportato in letteratura ha confermato che i carbossilati di zinco sono caratterizzati da picchi di notevole intensità prima dei 20 gradi. Quelli successivi invece sono attribuibili all'ossido di zinco non reagito e rimasto nel campione. Un'ulteriore indagine mediante diffrazione della GX è stata poi effettuata sul cristallo singolo per quanto riguarda l'evolinato di zinco, e ha mostrato come in quest'ultimo lo zinco sia tetracoordinato da 4 atomi di ossigeno a ponte, e come queste strutture tetraediche che si formano siano disposte lungo piani polimerici paralleli al lato BC della cella elementare. Un'analisi mediante termogravimetria ha poi riportato come questi composti tendano ad andare incontro alle reazioni di calcinazione, che danno come risultato l'ossido di zinco. E queste avvengono a partire dai 243 gradi per il levulinato di zinco e a partire dai 264 per il levulinato di zinco. Un'indagine termica più approfondita è stata poi effettuata mediante calorimetria differenziale a scansione e ha mostrato come lo zinco pelargonato fonda la temperatura di 135 gradi in maniera reversibile e di come lo zinco levulinato fonda a 195 gradi, ma raggiunti 217 si degradi completamente. Una volta determinato tutto ciò, è stato possibile effettuare diverse reazioni di sintesi a diverse temperature e per diversi tempi di reazione per determinare i profili cinetici che vedrete, ad esempio riportati in figura 16. Questo riguarda il pelargonato di zinco e ha mostrato come all'aumentare della temperatura le rese aumentino, raggiungendo un plateau a circa 25 minuti. Per il levulinato di zinco comunque si è raggiunto un plateau dopo circa 25 minuti, ottenendo però rese più basse. Entrambi i composti sono stati infine utilizzati per catalizzare la reazione di sintesi del glicerolo carbonato. Entrambi i composti, i carbossilati, sono stati quindi versati in dei valloni di reazione insieme ai reagenti, e la reazione ha restituito un valore della resa pari a circa il 10%, confermando quindi l'effetto benefico della catalisi, ma essendo comunque un risultato diciamo non molto soddisfacente, la tecnica utilizzata, quindi la metodologia, necessita di ulteriori approfondimenti. In conclusione, nel mio lavoro di tesi mi sono occupato della sintesi del levulinato di zinco e del pelargonato di zinco, di una loro caratterizzazione mediante spettroscopia FTIR, diffrazione raggi X su cristallo singolo ad alto angolo, diffrazione raggi X su polveri, termogravimetria e calorimetria differenziale a scansione, e di una loro eventuale, un preliminare test catalitico per verificare l'efficacia nella catalisi della sintesi del glicerolo carbonato. Come detto prima, questo lavoro porrà poi le basi future per sperimentazioni basate sull'efficacia della catalisi a base di carbossilati di zinco. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea, ci sono domande? Io, prego. Un commento sulle specifiche, visto che la seconda sulla valori di volte dipendono dalla temperatura, no? Sì. Sì, allora in realtà le cause sono diverse. Innanzitutto, nel momento in cui ho fatto avvenire la reazione di sintesi del levulinato di zinco, come visto dalla figura precedente con l'immagine di tutti i campioni, quella a temperatura ambiente ha dato molti problemi, nel senso che la miscela solidificava, tendeva a solidificare, e quindi il problema dell'elevata viscosità dell'acido levulinico può comunque aver rallentato inizialmente la reazione. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'andamento iniziale. Per quanto riguarda comunque i plateau finali, allora questo problema può essere legato innanzitutto al fatto che comunque l'acido levulinico c'è un secondo carbonile,
e di conseguenza avendocelo lui ce l'ha anche il levulinato di zinco. E questo carbonile potrebbe comunque aver formato delle interazioni che magari hanno rallentato l'andamento della reazione. Inoltre c'è un altro problema legato comunque alla solubilità dell'ossido di zinco, che diciamo, l'ossido di zinco non si scioglie in acqua, è scarsamente solubile in etanolo, così come anche i carbossilati. Infatti noi per scioglierli bene abbiamo dovuto usare dei solventi coordinanti come il dimetil solfossido. Il problema però è che questo è anche per esempio il motivo per il quale i composti non sono stati analizzati tramite NMR, perché comunque non si è andato ad analizzare il composto coordinato da un altro. E pensiamo per questo. Prego. L'ultima reazione è quella di sintesi del carbonato. Sì. In presenza di catalizzatore la resa è del 10%. Sì. Se il catalizzatore non viene fatto, parte proprio la reazione? Non parte la reazione. Infatti, comunque abbiamo dovremmo avere una sostituzione nucleofila acilica su un imide. Il problema è che questa reazione non viene a meno di una catalisi. Altri catalizzatori noti dalla letteratura sono stati ad esempio lo zinco acetato, che ha comunque riportato una resa maggiore, però in condizioni diverse. Ok, grazie di nuovo Andrea. Prossimo candidato è Lerro Martina, relatori Auriemma e Ruiz de Ballesteros, controrelatore Talarico. Il titolo della tesi presentata è Aspetti strutturali e cinetici relativi al processo di gelazione di miscele di poli L lattide e poli D lattide. Salve a tutti, il presente lavoro di tesi tratta dello studio di aspetti strutturali e cinetici relativi al processo di gelazione di miscele di poli L lattide e poli D lattide. Le bioplastiche sono dei materiali oggi noti come biopolimeri essenzialmente ottenibili a partire da fonti rinnovabili, quali per esempio latte, mais o amido di mais, e essenzialmente da biomasse che si pongono come buoni sostituenti delle plastiche classiche ottenute invece da fonti non rinnovabili, quali quelle fossili. Secondo una statistica portata avanti dall'European Bioplastics nel 2017, le capacità di produzione globali delle bioplastiche entro il 2022 saranno quelle sia appartenenti alla categoria bio-based non biodegradabili che quelle appartenenti alla categoria bio-based biodegradabili pari a 2,44 milioni di tonnellate, e il poliacido lattico, che è oggetto del presente lavoro di tesi, si classifica entro quest'ultime per il 13,2%. Il poliacido lattico infatti è un polimero sia bio-based che biodegradabile, è un poliestere termoplastico ottenuto a partire dal mais, una delle prime plastiche bio-based ad essere state commercializzate su scala industriale. Quest'ultimo però manifesta delle problematiche riguardanti sia le sue proprietà meccaniche che le sue proprietà termiche. Quest'ultima infatti possiede una temperatura di transizione vetrosa pari a 60 gradi centigradi e nelle sue forme atassiche una bassa velocità di cristallizzazione. Questo infatti gli ha impedito un più ampio sviluppo dal punto di vista commerciale e oggi viene essenzialmente adoperato in settore biomedico per la produzione di fili di sutura. Quest'ultimo nelle sue unità monomeriche poi possiede un carbonio chirale ed è per questo che possiamo definire le sue due unità enantiopure, il PLLA e il PDLA, che presentano delle proprietà meccaniche nettamente superiori rispetto alla forma del PLA atassico. Infatti la temperatura di fusione della forma cristallina è su più comune, la forma alfa, è di 180 gradi centigradi e dal punto di vista industriale è adoperato in maniera più preponderante rispetto al PLA atattico e infatti essenzialmente viene utilizzato nel settore del packaging. La peculiarità inoltre di queste due unità enantiopure è che opportunamente miscelate sia in rapporti equimolari ma anche non equimolari, questi ultimi in soluzione, nel nostro caso in dicolorometano, portano alla formazione di uno stereocomplesso con prestazioni meccaniche nettamente superiori rispetto alle forme enantiopure. Infatti presenta esso una temperatura di fusione di 50 gradi centigradi maggiore rispetto a quelle delle forme enantiopure, che si aggira intorno ai 220 gradi centigradi. E infatti dal profilo diffrattometrico possiamo notare i picchi cristallografici indici della presenza di questo stereocomplesso, che si trovano a 2 θ pari a 12, 21 e 24 gradi. Lo scopo del presente
lavoro di tesi è lo studio del fenomeno di gelazione di soluzioni di PLLA più PDLA in rapporti sia equimolari che non equimolari in diclorometano lungo tutto l'intervallo di composizione sia al 10% in peso che al 15% in peso. È stata poi portata avanti un'analisi strutturale dei gel tramite diffrattometria e raggi X ad alto angolo e un'analisi tecnica di SC dei campioni che sono stati preventivamente essiccati. I materiali adoperati nel presente lavoro di tesi sono delle pellet di PLA fornite dalla Total Corbion, i cui nomi commerciali sono L130 e Lumen D120, le cui caratteristiche sono elencate nella tabella presente nella seguente slide, e sono state realizzate le composizioni presenti in questa tabella, quindi lungo tutto l'intervallo di composizione in diclorometano, sia per concentrazioni al 10% che al 15% in peso, sotto costante agitazione magnetica fino a scioglimento delle pellets, e per ciascuna sono stati individuati i tempi di incipiente gelificazione tramite il tilting tube test. Per le soluzioni di PLLA più PDLA al 10% in peso sono stati registrati appunto i tempi di incipiente gelificazione nell'ordine dei giorni, mentre per quelle al 15% in peso nell'ordine dei minuti. Quindi da qui possiamo chiaramente dire che le soluzioni al 15% in peso in linea generale hanno dei tempi di incipiente gelificazione nettamente maggiori rispetto a quelle al 10%. Poi è stata condotta un'analisi diffrattometrica di campioni ottenuti da soluzione al 10% in peso PLLA più PDLA, dove qui sono state riportate a titoli di esempio due delle composizioni realizzate per il 10%, dove i gel dei gruppi dissolventi sono chiaramente amorfi, sono gel statistici, mentre i gel cristallini, notiamo, sono i gel con solvente totalmente oppure parzialmente evaporato, sono indubbiamente cristallini. Infatti abbiamo che in ogni composizione vengono individuati i picchi cristallografici dello stereocomplesso, e poi abbiamo due data pari a 17 gradi, un altro picco cristallografico che invece appartiene alla forma enantiovura PLLA o PDLA a seconda dell'eccesso enantiomerico, che come vediamo aumenta di intensità proprio con l'aumentare dell'eccesso enantiomerico. Lo stesso tipo di analisi è stata poi condotta anche sui campioni ottenuti da soluzione al 15% in peso. Anche questa volta abbiamo che i gel dei gruppi dissolventi sono chiaramente dei gel statistici, quindi sono dei gel amorfi, mentre i gel con parziale e o totale solvente evaporato sono chiaramente cristallini. Poi è stata condotta un'analisi calorimetrica di SC di campioni ottenuti dalle soluzioni al 10% in peso PLLA più PDLA, che hanno confermato i dati diffrattometrici. Infatti vediamo dal primo grafico che le endoterme di fusione a 180 gradi, cioè appunto quelle relative alle forme enantiopure, aumentano di valore entalpico con l'aumentare dell'eccesso enantiomerico. Poi abbiamo condotto lo stesso tipo di analisi calorimetrica anche su campioni ottenuti da soluzione al 15% in peso PLLA più PDLA, che ancora una volta hanno confermato i dati diffrattometrici. In più, rispetto ai campioni al 10% in peso, qui però abbiamo che le isoterme di cristallizzazione presentano delle entalpie nettamente superiori rispetto ai campioni al 10%, e questo avviene proprio in funzione della concentrazione. Infatti qui abbiamo una maggiore concentrazione e dunque è probabile che ci sia un maggiore effetto memoria dei cristalli da partire dal fuso. In conclusione abbiamo che le soluzioni PLLA più PDLA al 10% in peso hanno un tempo di incipiente gelificazione nettamente inferiore rispetto a quelle al 15%, le soluzioni contenente un largo eccesso enantiomerico di PLLA o PDLA si intorbidiscono soltanto formando probabilmente microgel ma non gelificando mai del tutto, i gel rigonfi dissolventi inoltre non presentano picchi cristallini, e questo indica che essenzialmente si tratta di gel statistici, i cui nodi fisici sono costituiti da entanglement oppure aggregati non cristallini o precristallini. Dopo parziale o totale evaporazione del solvente si ottengono miscele di cristalli contenenti sia stereocomplesso che forma alfa delle specie enantiopure, e inoltre la percentuale di quest'ultime va aumentando proprio con l'aumento dell'eccesso enantiomerico composizione dopo composizione. Tutti i campioni essiccati presentano endotermi di fusione a 225 gradi centigradi e 180 gradi centigradi, che corrispondono rispettivamente alla temperatura di fusione di stereocomplesso e forma enantiopura, forma alfa. L'entalpia di fusione a 180 gradi, anche in questo caso, conferma i dati diffrattometrici andando ad aumentare all'aumentare dell'eccesso enantiomerico. La cristallizzazione durante il raffreddamento avviene per tutte le composizioni, ma in maniera molto più incisiva per i campioni al 15, e infatti questo suggerisce che una maggiore concentrazione di PLLA più PDLA in soluzione vada a garantire la formazione di cristalli non solo di più grandi dimensioni, ma nettamente più stabili, assicurando memoria cristallina nel fuso. Grazie per l'attenzione. Grazie Martina, ci sono domande? No. Grazie. Grazie. Il prossimo candidato è Lombardi Luca, relatori De Rosa e Scoti, controrelatore Talarico.
e il titolo della tesi è studio delle proprietà meccaniche e della morfologia di copolimeri sindiotattici propilene e etilene cristallizzati in forma mesotrofica. Chiudi la vecchia presentazione. Ma funziona? Così tutto sei più sicuro. Buongiorno, il mio lavoro di tesi è uno studio delle proprietà meccaniche e della morfologia di copolimeri sindiotattici propilene e etilene cristallizzati in forma mesomorfa. Il polipropilene sindiotattico è un polimero cristallino caratterizzato da un complesso polimorfismo. La forma 1, che è la forma termodinamicamente più stabile, è caratterizzata da una catena in conformazione adelica, mentre la forma mesomorfa, che è caratterizzata da un elevato disordine strutturale, è la forma meno cristallina delle forme polimorfe del polipropilene sindiotattico ed è caratterizzata da catene in conformazione transplanare. È di seguito riportata una tabella contenente i campioni analizzati e per ciascun campione sono riportate la concentrazione come monomero, quindi di etilene, espressa in moli per cento, che varia da 1.7 fino a 8.3, la temperatura di fusione per ciascun campione, espressa in gradi Celsius, la massa molecolare media numerica e la massa molecolare media ponderale, espressa in chilodalton, nell'indice di polidispersione. È inoltre riportato un campione di omopolimero che è stato studiato come confronto rispetto ai copolimeri, e per detto campione è riportata anche la percentuale di pentadi. Inoltre si può vedere anche il catalizzatore utilizzato per la sintesi di detti campioni, che è un catalizzatore sindio specifico con classe di simmetria CS. Le tecniche che ho utilizzato nel mio lavoro di tesi sono la diffrazione ai raggi X ad alto angolo, esperimenti di trazione uniassiale e microscopia a forza atomica in tapping mode e in peak force. L'analisi strutturale dei copolimeri SPPT ha riportato che i campioni tal quali cristallizzano tutti quanti in forma 1, come visibile dal caratteristico riflesso di detta forma a 2 θ 12, mentre i campioni ottenuti con quench a 0 Celsius cristallizzano in forma mesomorfa per quanto riguarda l'omopolimero, come visibile dall'alone slargato a 2 θ 17, caratteristico della forma mesomorfa, e in miscele di forma 1 e forma mesomorfa per quanto riguarda invece i campioni che cristallizzano con concentrazioni di comonomero fino a 4.6 moli per cento, come visibile dalla presenza di riflessi del lieve riflesso a 2 θ 12, caratteristico della forma 1, e dell'alone slargato a 2 θ 17, caratteristico invece della forma mesomorfa. Per quanto riguarda invece il campione a più alta concentrazione di etilene, questo ha cristallizzato prevalentemente in forma 1, come visibile dal picco marcato a 2 θ 12, nonostante un tempo di permanenza all'interno del bagno a 0 Celsius di oltre 2 mesi. Per quanto riguarda invece i campioni ottenuti per lento raffreddamento dal fuso, questi qui cristallizzano tutti quanti in forma 1. La forma mesomorfa risulta essere stabile solamente nel campione di omopolimero, mentre nei campioni di copolimeri questa tende a convertirsi lentamente in forma 1. Questo fenomeno è molto visibile nel campione a 4.6 moli per cento di etilene, dove si può vedere che nel profilo di diffrazione dei raggi X sul campione invecchiato di 67 giorni il riflesso a 2 θ 12, caratteristico della forma 1, diventa molto più marcato rispetto a quello che si può vedere nel campione appena uscito dal bagnetto. L'analisi delle proprietà meccaniche invece ha riportato che a parità di forma cristallina, aumentando la concentrazione di comonomero, la duttilità diminuisce, mentre Sempre relativo alla duttilità, si può dire che i campioni cristallizzati in forma 1 risultano essere meno duttili rispetto ai corrispettivi cristallizzati in forma mesomorfa. Rispetto invece ad altri parametri meccanici, come ad esempio il modulo elastico, questo diminuisce con l'aumentare di comonomero sia per quanto riguarda campioni cristallizzati in forma 1 che campioni cristallizzati in forma mesomorfa. Inoltre, campioni cristallizzati in forma 1 che presentano modulo elastico più alto rispetto ai corrispettivi cristallizzati in forma mesomorfa risultano essere più rigidi, mentre per quanto riguarda la percentuale di deformazione totale recuperata a rottura, questa aumenta in entrambi i campioni sia con l'aumentare dell'etilene. Quindi si può dire che i campioni cristallizzati in forma mesomorfa risultano essere più elastici rispetto ai corrispettivi cristallizzati in forma 1. L'analisi morfologica dei campioni analizzati invece ha riportato che tutti i campioni presenti
presentano una morfologia simile, che è una morfologia nodulare caratterizzata da cristalli nodulari immersi in una matrice amorfa. Per quanto riguarda i primi due campioni, sono riportate immagini di altezza e fase catturate all'AFM in tapping mode, mentre per i restanti tre campioni sono riportate immagini di altezza e rigidità catturate all'AFM in peak force. Si è preferito lavorare in peak force perché l'elevata adesività del campione dettata dalla concentrazione di comonomero ha reso più congeniale la tecnica peak force rispetto al tapping mode. In conclusione, si può dire quindi che i campioni cristallizzati per quench a 0 Celsius cristallizzano tutti quanti in una miscela forma 1 e forma mesomorfa, eccezione fatta per il campione di omopolimero che ha cristallizzato in forma mesomorfa e il campione a più alta concentrazione di etilene che cristallizza prevalentemente in forma 1. Nei copolimeri la forma mesomorfa tende a convertirsi in forma 1 nel tempo, mentre nell'omopolimero questa rimane stabile. Per quanto riguarda invece le proprietà meccaniche, a parità di forma cristallina, parametri meccanici come la duttilità e l'elasticità aumentano con l'aumentare dell'etilene, mentre i campioni cristallizzati in forma mesomorfa risultano essere più duttili rispetto a quelli cristallizzati in forma 1. Infine, per quanto riguarda la morfologia di questi campioni, una morfologia pressoché uguale in ciascun campione, che è una morfologia nodulare, caratterizzata quindi da cristalli nodulari immersi in una matrice amorfa che ricorda un network elastomerico, e proprio per questo motivo la caratteristica di duttilità maggiore nei campioni cristallizzati in forma mesomorfa potrebbe essere giustificata dalla morfologia stessa. Grazie per l'attenzione. Grazie Luca, ci sono domande? No, ti ringrazio di nuovo. Grazie. Prossimo candidato è Renzulli Erika, relatore russo contro relatore ruffo. Il titolo della tesi presentato è Screening di catalizzatori eterogenei per la sintesi di chetali a partire dai fili polimeri. Buon pomeriggio. Allora, il mio lavoro di tesi mi sono concentrato su uno screening di catalizzatori eterogenei per la sintesi di chetali dell'etilevulinato. Ora, l'etilevulinato può essere prodotto in modo ecologico tramite esterificazione dell'acido levulinico ottenuto da biomassa con bioetanolo. Il glicerolo, d'altra parte, rappresenta anche esso ricavabile da abbondanti risorse rinnovabili. La reazione tra i due porta alla formazione di acqua e di un chetale, che è il prodotto di interesse, in quanto può essere facilmente funzionalizzabile ed è chimicamente e termicamente stabile, di conseguenza trova applicazioni come solvente o plastificante e altro. In letteratura è noto che piccole quantità di un catalizzatore acido con siti acidi di Lewis o di Bronsted è capace di dare la reazione di catalizzazione con selettività verso il chetale senza perdere la velocità di reazione. È noto che in letteratura i catalizzatori omogenei che sono utilizzati sono acidi minerali, con però tutti i lati negativi della catalisi omogenea, quindi corrosione, tossicità, inquinamento ambientale e passaggi costosi a monte e a valle del processo. Mentre per quanto riguarda il catalizzatore eterogeneo più promettente in letteratura è il neobiofosfato, che però d'altra parte presenta un costo elevato. Dunque, scopo di questo lavoro di tesi è quello di mettere in luce qual è il catalizzatore più promettente per questo tipo di reazione, e sono stati utilizzati a questo scopo resine acide, zeoliti, acido tungsico supportato su silice e acido solforico in qualità di catalizzatore omogeneo, per poter avere un confronto attivo tra i diversi catalizzatori utilizzati. La reazione che è stata presa appunto come interesse è la reazione che vede reagire quindi l'etilevulinato con il glicerolo, una reazione di equilibrio che dà quindi acqua e il chetale desiderato. Le condizioni di reazione sono state sempre le stesse in tutte le prove che sono state effettuate. Il reattore che è stato utilizzato è un reattore batch, termostatato, agitato, sotto pressione di azoto. E in ogni prova è stata inserita all'interno del reattore batch l'etilevulinato e il catalizzatore di interesse, mentre in un tubolare è stato aggiunto il glicerolo, parte dell'etilevulinato e aperto
aperta la valvola alla temperatura desiderata di interesse, cioè 80 gradi, da quel momento in poi si considera la reazione iniziata e ogni 15 minuti sino alle 2 ore successive sono stati prelevati dei campioni che vengono analizzati tramite spettroscopia NMR. I risultati ottenuti vengono poi consentono di riportare in grafico quindi la conversione il grado di conversione dell'etilmeninato in funzione del tempo di reazione. È possibile notare che in questi grafici è mancante la curva relativa all'acido tungstico supportato sul silice, poiché questo non ha raggiunto le condizioni di equilibrio. Si comporta infatti analogamente alla zeolite morfinite che è rappresentata con la curva rosa in figura e quindi, come si può vedere, non raggiunge l'equilibrio. Ciò che è importante notare in questi grafici è che i diversi catalizzatori raggiungono un diverso plateau di equilibrio e quindi, dato che però la costante di equilibrio è una reazione è unica e dipende esclusivamente dalla temperatura, la temperatura di esercizio è sempre stata la stessa, questo importante risultato ha portato quindi ad un'ulteriore elaborazione dei dati sperimentali. Di conseguenza è stata calcolata la costante di equilibrio per ogni catalizzatore utilizzato, si è proseguita al calcolo della frequenza di turnover per quanto riguarda le resine acide e si è riportata in grafico la frequenza di turnover in funzione della concentrazione dei siti attivi per ottenere un confronto tra le resine acide, mentre per quanto riguarda le zeolite un ulteriore confronto è stato fatto riportando in grafico la velocità iniziale in funzione dell'area specifica. Per quanto concerne il calcolo della costante di equilibrio, i risultati ottenuti consentono di visualizzare che gli unici due catalizzatori che hanno ottenuto lo stesso risultato del catalizzatore omogeneo sono la resina acida Dawex e la zeolite H-beta. Gli altri invece si sono discostati da questo valore della costante di equilibrio. Allora ciò può essere dovuto all'affinità all'acqua che è caratteristica sia delle zeolite che delle resine acide, che ha causato quindi una diversa concentrazione tra interno ed esterno del catalizzatore, causando di conseguenza una diversa reattività e un equilibrio quindi spostato verso sinistra che ha abbassato la costante di equilibrio. Per quanto riguarda invece le ulteriori analisi comparative tra i catalizzatori, è stato riportato in grafico quindi il TOF in funzione della concentrazione dei siti attivi per quanto riguarda le resine acide e si può notare che questo tipo di grafico ha un andamento lineare da cui spicca la resina acida Dawex che si mostra quindi come la migliore resina acida che è stata analizzata. Mentre per quanto riguarda una ulteriore analisi delle zeoliti è stata riportata quindi la velocità iniziale di reazione in funzione dell'area specifica. Anche in questo grafico possiamo notare un andamento lineare, si discosta però da questo la zeolite mordenite. C'è da sottolineare infatti che questo grafico è piuttosto approssimativo dato che non è stata presa in considerazione l'acidità del catalizzatore. Da questo se ne deduce che la zeolite invece la zeolite più attiva è la zeolite HY, che però non ha raggiunto le stesse prestazioni invece della seconda zeolite, cioè la zeolite H-beta, che infatti raggiungendo un grado di conversione minore e una costante di equilibrio minore di quella del catalizzatore omogeneo. Quindi queste considerazioni portano alla conclusione che i catalizzatori più promettenti per questo tipo di reazione sono la resina acida Dawex e la zeolite H-beta, che non si discostano dal valore reale della costante di equilibrio, raggiungono un grado di conversione pari al 25% entrambe. Quindi per i risultati analoghi che sono stati ottenuti saranno entrambi oggetto di un futuro studio cinetico. Grazie per l'attenzione. Grazie Erika, ci sono domande? Carlo, dimmi. Erika, il tuo prodotto ha due centri stereogenici, quindi esiste come gli asterisoni. Sì. Per caso i catalizzatori che ho usato favoriscono la stessa composizione oppure c'è una certa selettività, cioè i catalizzatori favoriscono l'uno o l'altro? No, in realtà possiamo vedere dallo spettro. Ok, in realtà non favoriscono una selettività verso uno o l'altro, si possono notare infatti la presenza di entrambi. Tutti lo stesso tipo di rapporto deve essere reso meglio, no? Sì. Sempre lo stesso rapporto. Non mi è chiaro a che cosa attribuite i valori diversi della costante di equilibrio che è misurato. Ok, allora. La costante di equilibrio che è stata calcolata per alcuni catalizzatori risulta essere più bassa di quella del catalizzatore omogeneo. Il catalizzatore omogeneo è stato preso come riferimento perché non ha problemi appunto di affinità tra la matrice solida e i componenti liquidi. Mentre per quanto riguarda questo tipo di catalizzatori eterogenei che sono stati presi in considerazione, sia le zeoliti che le resine acide sono molto più affini all'acqua. Quindi
hanno magari una, questa, comunque questo sarà oggetto di studi futuri, infatti questa è soltanto una prima ipotesi, magari essendo molto affine all'acqua c'è una differente concentrazione di determinati reagenti prodotti all'interno del catalizzatore rispetto all'esterno e di conseguenza non hanno la stessa reattività, abbassano quindi la costante di equilibrio. Potrebbe essere la stessa, cioè non riuscite a determinare le concentrazioni accuratamente. Sì, sì, allora sì, perché non ci siamo occupati di questo tipo di analisi. Questa può essere fatta, però non ce ne siamo occupati. Sono mascherate, non le vedete, quindi tirate fuori sì. Dei valori delle costanti. Sì, sì. Grazie. Grazie. Il prossimo candidato è Romano Jacopo, relatori Aurim e Ruiz de Ballesteros, controrelatore Malafronte. Titolo della tesi è strutture e proprietà di gomme idrogenate a base di nitrile e butadieni a differente contenuto di acrilonitrile. C'è i problemi, chiudi il vecchio. Il presente lavoro di tesi si è incentrato sullo studio di alcuni campioni di gomma acrilonitrile e butadieni idrogenati. Tali elastomeri si ottengono a partire dalla gomma nitrile NBR, ottenendo a sua volta per copolimerizzazione radicalica in emulsione dell'1,3 butadieni con l'acrilonitrile. L'idrogenazione catalitica porta a una parziale saturazione dei doppi legami responsabili dei fenomeni di degradazione termossidativi. Pertanto, nell'HNBR rispetto all'NBR si riscontra una migliore resistenza all'abrasione, un'ottima resistenza ad elevate temperature e una migliore inerzia chimica verso idrocarburi o alle benzine. I campi applicativi più importanti di questo elastomero sono quello industriale e quello automobilistico. I campioni utilizzati nel presente lavoro di tesi sono 7, sono stati forniti dall'azienda Arlanxeo e sono tutti non reticolati, 5 dei quali presentano un contenuto di acrilonitrile tra il 21% in peso e il 50% in peso e una percentuale di doppi legami residui minore o uguale allo 0,9% in molo. E altri due campioni con un contenuto di acrilonitrile del 34 e 43% in peso, una percentuale di doppi legami residui pari al 5,5% in molo. Lo scopo del mio lavoro di tesi è stato quello di studiare il comportamento meccanico e le variazioni strutturali che avvengono per effetto dello stiro uniassiale. Pertanto è stata condotta un'analisi meccanica attraverso cicli di Ceres per quantificare le proprietà elastomeriche, un'analisi frattometrica di raggi X di polveri per determinare la cristallinità iniziale, un'analisi frattometrica di raggi X di fibre orientate per determinare le deformazioni di incipiente orientazione delle due fasi e l'eventuale formazione di cristalli per effetto dello stiro. La gomma HNBR cristallizza in due forme differenti. La forma 1 si verifica per contenuto di acrilonitrile inferiore al 30% in peso, in cui cristallizzano lunghe sequenze tetrametileniche nella forma ortorombica del polietilene, mentre la forma 2 si verifica per contenuto di acrilonitrile superiore al 40% in peso e cristallizzano lunghe sequenze alternate acrilonitrile e unità tetrametileniche. Dall'analisi frattometrica di raggi X di polvere è emerso che tutti i campioni sono amorfi a temperatura ambiente, ad eccezione della coppia al 43-50% in peso di acrilonitrile, che presentano un grado di cristallinità rispettivamente del 5 e del 13%, ciò è evidenziato dai relativi profili di diffrazione dalla presenza di picchi di Bragg a valori di 2 teta di circa 18 e 25 gradi. Nei cicli di serie si è emerso che tutti i campioni presentano scarse proprietà elastomeriche per il primo ciclo, con valori del tension set molto elevati, cioè dovuto al fatto che comunque i campioni non sono reticolati, dunque non sono presenti i cross link chimici che possano impedire fenomeni di rilassamento, disentangling o scorrimento viscoso. Sia l'energia meccanica dissipata che il tension set diminuiscono a partire dal secondo ciclo, in particolare si raggiungono valori del tension set anche inferiori al 10%, con ottime dunque proprietà elastomeriche per alcuni campioni. L'analisi di frattometrica invece di raggi X di fibra è stata condotta per la coppia di campione al 43% di acrilonitrile e differente grado di insaturazione e sul campione al 50% di acrilonitrile e basso grado di insaturazione. In particolare in questa slide sono riportate le immagini bidimensionali di diffrazione relativi ai profili monodimensionali equatoriali durante la fase di stiro e successivo rilassamento della tensione alle deformazioni epsilon corrispondenti. Come si può osservare, per deformazione iniziale nulla, i riflessi equatoriali e meridionali si presentano come anelli di Debye-Scherrer e inoltre presentano un alone amorfo uniformemente distribuito lungo un arco azimutale. L'aumentare della deformazione dà dei riflessi
si polarizzano sugli assi, già a partire in questo caso per una deformazione del 200%, ma ciò non è, per questo campione è stato possibile stabilire se ciò avvenisse per un'ulteriore formazione di cristalli orientati o semplicemente un'orientazione dei cristalli preesistenti con gli assi di catena parallelamente alla direzione di stiro. Ciò che si può osservare è che durante la fase di rilassamento c'è una graduale perdita dell'orientazione acquisita dalle due fasi e nel provino, diciamo, attenzione totalmente rimossa, si può osservare comunque un'orientazione residua delle due fasi. I profili azimutali in corrispondenza del riflesso più intenso equatoriale sono stati scomposti in due funzioni gaussiane, e qui i valori dell'ampiezza a mezza altezza sono inversamente proporzionali al grado di orientazione della fase amorfa e cristallina. In particolare nel campione 4 è stato osservato che la deformazione in corrispondenza di incipiente orientazione della fase amorfa è del 300%, diciamo, a partire poi dalla deformazione del 400%, tale orientazione rimane sostanzialmente costante. A una deformazione invece del 400% inizia ad orientarsi la fase cristallina, la cui orientazione aumenta all'aumentare della deformazione. Per il campione invece al 50% di acrilonitrile, cristallino di partenza, la deformazione di incipiente orientazione della fase amorfa risulta essere del 100%, e risulta massima una deformazione del 200% e poi si disorienta all'aumentare della deformazione. Mentre la fase cristallina di tale campione si orienta a partire da una deformazione del 200% e rimane sostanzialmente costante fino alla massima deformazione applicata. Inoltre è stato osservato che nel campione 7, al 43% dei crinolitidi di alto grado di insaturazione, si formano dei cristalli molto orientati a partire da una deformazione del 500%. Inoltre si può osservare che a parità di deformazione l'orientazione rispettivamente della fase amorfa e cristallina durante la fase di rilassamento è minore rispetto all'orientazione della fase amorfa e cristallina durante la fase di stiro. Infine è stato calcolato l'incremento di cristallinità per effetto dello stiro a partire dai profili radiali ed è emerso, diciamo, che il campione inizialmente cristallino aumenta la sua cristallinità già per basse deformazioni, mentre il campione inizialmente amorfo aumenta la cristallinità, l'incremento di cristallinità si verifica a partire da deformazioni del 120-150%. Conclusione, tutti i campioni sono amorfi a temperatura ambiente, ad eccezione della coppia di campioni al 43-50% di acrilonitrile e basso grado di insaturazioni che presentano un grado di cristallinità del 5-13%, inoltre tutti i campioni presentano scarse proprietà elastomeriche nel primo ciclo, ottime proprietà elastomeriche già a partire dal secondo ciclo e comunque tutti i campioni raggiungono un elevato grado di orientazione sia della fase cristallina ma anche della fase amorfa che poi viene persa in seguito al rilascio della tensione, ad eccezione del campione al 50% di acrilonitrile che rimane parzialmente orientato a tensione nulla. In generale, per i campioni inizialmente cristallini, la cristallinità aumenta già per basse deformazioni per la presenza di cristalli iniziali che pungono da nuclei per la formazione di ulteriori popolazioni di cristalli, mentre per il campione amorfo la cristallinità aumenta per effetto dello stiro. Grazie. Grazie Jacopo, ci sono domande? Oh, grazie. Prossimo candidato è Romano Roberta, relatori Auriemma e Ruiz de Ballesteros, controrelatore di Girolamo. Il titolo della tesi è Copolimeri ad innesto polipropileni isotattico, polietilene come compatibilizzanti di miscele PEPPP. Salve a tutti. Il mio lavoro di tesi è sui copolimeri ad innesto polipropilene graft polietilene come compatibilizzanti di miscele polietilene polipropilene isotattico. Oltre il 50% delle produzioni di plastica è costituito da polietilene e polipropilene isotattico, i quali, grazie alle loro buone proprietà, alcune delle quali elencate di seguito, trovano impiego in numerose applicazioni, dal packaging alla componentistica elettronica al settore automobilistico. Il PE e l'IPP sono destinati ad utilizzo usa e getta e ciò fa due polimeri quelli maggiormente presenti in discarica. Purtroppo la loro separazione non è efficace a causa della loro similitudine isachimica e isafisica.
D'altra parte, miscele di PPP ottenute dal riciclo meccanico di rifiuti misti sono scadenti perché sono incompatibili, e quindi solo l'1% di PP e meno del 7% di PE sono riciclati. Una maniera per ridurre l'impatto di tali polioline sull'ambiente è quello di utilizzare dei compatibilizzanti in grado di favorire la miscibilità dei polimeri. Ed è qui che si inserisce il presente lavoro di tesi, volto diciamo a studiare l'efficacia di un copolimero innesto PP-GPE come compatibilizzante di miscele PPPE. Dunque, sono state preparate miscele di PPHDPE con composizione 30-70% costante, in modo tale da emulare il tipico ammontare delle due polioline in discarica, con un contenuto di copolimero pari a 0,3% sul totale. Le miscele sono state sottoposte a caratterizzazione strutturale, termica e delle proprietà meccaniche e sono stati effettuati più test su struttura sandwich PPHDPE dopo applicazione di uno strato di copolimero come adesivo. I copolimeri utilizzati sono dei copolimeri graft, costituiti da catena principale polipropilenica e da innesti di polietilene. Da come si evince dallo schema in atto a destra si riporta la nomenclatura del copolimero ad innesto del tipo IPPX, GN, PY, dove X ed Y indicano la lunghezza espressa in kilodalton delle catene di IPP e delle catene laterali di IP rispettivamente, ed N indica il numero medio di innesti per catena. Tali copolimeri sono stati preparati presso il laboratorio dipartimentale del gruppo LSP copolimerizzando macromonomeri di HDPE con propene in presenza di un catalizzatore post-metallocene a base di affnio. In particolare, in questo lavoro di tesi sono stati utilizzati due tipi di copolimero innesto aventi diversa architettura, e in particolare stessa lunghezza del macromonomero di polietilene utilizzato pari a 3,6 kilodalton, diverso numero medio di innesti per catena pari a 9,15,6 e diversa spaziatura tra le catene polietileniche pari a 31 e 26 kilodalton. Il polipropilene utilizzato è un polipropilene commercializzato dalla INEOS, avente un punto di fusione a 165 gradi circa, e dall'analisi di scatto medica della GIC si evincono picchi caratteristici della forma alfa del polipropilene con grado di cristallinità pari al 57%. Mentre il polietileno utilizzato è un polietileno ad alta densità commercializzato dalla Lion del Betel, dotato di un punto di fusione di 135 gradi. E da come si evince dei picchi caratteristici dell'analisi di fatto medica della GIC, sono presenti picchi caratteristici della forma ortorombica del polietilene con grado di cristallinità pari al 64%. Le miscele sono state preparate dissolvendo i due polimeri e il compatibilizzante in xilene e per successiva precipitazione utilizzando in largo eccesso un non solvente, in questo caso acetone, e per successiva essiccazione in stufa a 60 gradi fino a completo allontanamento del solvente. I campioni pure e le miscele sono stati sottoposti ad analisi diffrattometrica sia dei campioni talquali sia dei film ottenuti per lento e rapido raffreddamento dal fuso. E in particolare si evince che indipendentemente dalla sfera termica, l'IPP e l'HDPE cristallizzano nella forma alfa dell'IPP e della forma ortorombica del PE rispettivamente, e le miscele presentano picchi caratteristici della forma alfa dell'IPP e della forma ortorombica del PE con picchi di polietilene più intensi in accordo con la composizione della miscela. In questa diapositiva invece vengono riportate le analisi termiche di campioni puri e miscele, tal quali, dove si nota che in prima e seconda fusione si ha fusione separata e sequenziale dei due componenti in miscela, con l'HDPE che è fondato a una temperatura minore rispetto all'IPP, mentre nella cristallizzazione notiamo un unico picco esotermico a circa 115 gradi, dovuto alla sovrapposizione dei fenomeni, in quanto la temperatura di cristallizzazione dell'HDPE e dell'IPP è molto simile. I campioni puri sono stati poi sottoposti ad analisi delle proprietà meccaniche, dove si nota una netta differenza tra l'IPP ottenuto da film per lento e rapido raffreddamento dal fuso, dove l'IPP ottenuto per lento raffreddamento presenta delle curve sforzo e deformazione tipiche di un materiale molto rigido, con valori di deformazione alla rottura intorno al 100%, mentre l'IPP ottenuto per raffreddamento rapido mostra delle curve sforzo e deformazione tipiche di un materiale duttile e flessibile, con valori di deformazione alla rottura intorno al 100%, mentre per l'HDPE invece non sussistono variazioni significative e le curve sforzo e deformazione di questo materiale sono appunto tipiche di un materiale termoplastico cristallino e duttile. Qui vengono invece riportate le curve sforzo e deformazione di film ottenuti per rapido e lento raffreddamento della miscela binaria e delle miscele contenenti il 3% di copolimero, dove si evince che indipendentemente dalla sfera termica la miscela binaria presenta delle curve sforzo deformazione tipiche di un materiale fragile, mentre invece l'aggiunta del 3% di copolimero G9 presenta delle curve sforzo deformazione diciamo pari al 10%, con valori di deformazione alla rottura,
mentre invece la aggiunta del 6% di copolimero G15,6 risulta essere più duttile e resistente alla deformazione plastica, con valore di deformazione alla rottura intorno al 110% per il film ottenuto per lento raffreddamento e un 80% per il film ottenuto per rapido raffreddamento oral fuso. Mentre in questa diapositiva vengono mostrati i peel test di struttura sandwich PPHDPE dopo applicazione di uno strato di copolimero G9 come adesivo, e si nota che per struttura sandwich a doppio strato e PPHDPE senza copolimero si separano molto facilmente, con valore di resistenza alla separazione intorno a 0,2 N su millimetro. Mentre dopo l'applicazione del copolimero G9 come adesivo si registra un aumento della resistenza alla separazione all'aumentare dello spessore dello strato di copolimero, dove le forze di adesione variano da 0,2 N su millimetro per spessore di 12,40 micron a 2,5 N su millimetro per spessore di 160 micron. Si conclude quindi dicendo che tutte le miscele presentano cristallinità della forma alfa dell'IPP e della forma ortorombica del PE e fusione separata e sequenziale dei due componenti. Indipendentemente dalla stratemica e dal tipo di copolimero innesto utilizzato, la presenza del 3% del compatibilizzante non ha influenza sul comportamento alla cristallizzazione delle miscele. L'aggiunta del 3% del copolimero innesto G15,6 avente un numero medio di innesti per catena maggiore determina un aumento di duttilità e resistenza alla deformazione plastica. E preliminari test di peeling effettuati su struttura sandwich PPHDPE dopo applicazione di uno strato di copolimero G9 come adesivo hanno mostrato una scarsa adesione all'interfaccia, probabilmente dovuta o ad una eterogeneità dello strato dell'adesivo o all'adozione di condizioni di saldatura non idonee. Grazie per l'attenzione. Grazie Roberta, ci sono domande? Ho io una domanda. Prego. Dai dati termici del copolimero graf, visto che essenzialmente il blocco di polietilene funde intorno ai 115-120 gradi, dipende dal peso molecolare basso o è una conseguenza dell'architettura? E se hai il DSC del macromonomero? Sì, allora è questo. E noi non abbiamo un DSC del macromonomero di polietilene innestato, però presumibilmente i picchi a 113, 102, 113 in seconda fusione sono del polietilene perché ci sono delle percentuali di macromonomero di pieno reagito pari al 2-4% per il G9 e 10% per il G15,6 che potrebbero cristallizzare ad esempio con catene con il PE. Quindi sicuramente il macromonomero. Macromonomero, sì. Più per il peso molecolare. Sì. Altre domande? No. Grazie di nuovo. A questo punto la sessione delle presentazioni è conclusa. Vorrei pregare il pubblico presente in sala di accomodarsi all'esterno dell'aula per consentire i lavori della commissione.